radio station, Radio Bruno. E vai con Peggy Goon, Nanana, It Goes Like. Siamo pronti a cominciare il Fans Club con un ospite speciale. E non sono io. Sempre il solito. Era uno spoiler. Adolfina, attacca la musica! Ed è un piacere avere con noi Angelina Mango. Ciao. Che bello conoscerti, che bello vederti, anche se poi ci siamo già visti quest'estate in occasione di Yoga Radio Bruno. Sì, estate, sì. Sei venuto a trovarci nelle piazze, ma che estate è stata questa? Un'estate assurda, innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qua. È stata un'estate sorprendente, devo dire, non me l'aspettavo, però me la sono goduta tutta, quindi in realtà è sembrato un anno, non un'estate, devo dire la verità. E sono ancora nel loop, poi adesso stiamo facendo il tour, siamo proprio, non mi sto più fermando ed è bellissimo così. Beh, praticamente non ti sei fermata da un anno a questa parte, no. Perché un anno fa più o meno entravi ad Amici, un percorso formativo di grande impatto. Sì. E ne sei uscita vincitrice nella categoria canto, ne sei uscita anche cambiata nel tuo modo di affrontare le cose. Sì, assolutamente sì. Io credo che per affrontare questo lavoro in generale, e l'ho capito quest'anno, ci voglia soltanto, oltre all'impegno, la gratitudine nei confronti di tutto quello che si fa. Perché a volte molte cose si danno per scontate, io stessa in passato le ho date per scontate, invece no. Bisogna godere di ogni momento e fare come se fosse il momento più importante di tutti. Ed è una figata così, cioè è proprio bello. Ma infatti nel tuo... Ciao Angelina, sono Achille. Nel tuo percorso tu eri autodidatta, poi nella scuola di Amici hai dovuto affrontare la didattica. E subito l'hai accettato di buon grado, è stato difficile, poi l'hai riconosciuto, penso, questo valore? Allora, no, non è stato difficile accettarlo, nel senso che... Perché sarebbe dovuto esserlo in realtà. Mi sentivo io... un po' in difficoltà, ma perché facevo schifo, cioè proprio tipo riscaldamento vocale, teoria armonia, io non sapevo niente, cioè sbagliavo tutte le cose. Però piano piano mi sono impegnata, perché anche quello andava sfruttato al massimo, cioè io ho avuto l'occasione per 6 mesi di concentrarmi sulla musica, di pensare solo a quello e di lavorare su quello, che è una fortuna gigante che hanno le persone che vanno lì. E quindi l'ho fatto proprio al massimo, proprio con molta dedizione, molto impegno. Beh, i frutti si sono visti. Eh poi, sì, cioè. E tanta disciplina. Tantissima. A partire dalla palestra la mattina, che ancora faccio, tra l'altro. Ma e non tu prima non lo facevi? Cioè, quindi ti hanno trasmesso una buona abitudine? Ero sicuramente abbastanza disciplinata anche prima, però ho capito che proprio serve tanto. E quindi mi sto portando dietro tutte le cose, come adesso continuo a fare il riscaldamento, continuo a informarmi, a studiare come facevo lì. Beh, decisamente una palestra pazzesca. Sì. A iniziare dagli esercizi la mattina, ma sì, anche per tutto quello che è successo dopo. Ma quando sei uscita da Amici, che hai preso di nuovo contatto col mondo, com'è stato? Un impatto pazzesco, perché poi avrai aperto i social, avrai visto cosa dicevano di te. È stato strong, devo dire. Anche perché lì non avevo molto la percezione di quello che succedeva fuori rispetto a me, quindi potevo sì sentire l'applauso del pubblico, sentire i messaggi delle persone a casa ogni tanto, però quando sono uscita ho proprio capito che esistevo anche fuori, non so come dire, è strano. Anche perché ti chiudi in questo mondo. Sì. E dici cosa starà succedendo fuori. E invece fuori avevo esisto. Un posto, avevo un posto e anche un posto grande rispetto a quello che mi aspettavo, e quindi... All'inizio è stato strano, ma più che altro è stato strano tornare proprio alla mia vita in generale, alla mia quotidianità, ai miei affetti, eccetera. Ci ho messo un mesetto di assestamento, dai.
Beh, però il mondo ti stava aspettando, sì, e non ti ha lasciato un attimo di respiro. Innanzitutto, dopo Amici, è arrivato un singolo fortissimo, Ci pensiamo domani, che è stato un record di stream, 43 milioni. Siamo, ma non contiamo gli stream, sono miliardi. Ma contiamoli, contiamoli, soprattutto se sono tanti. Poi un EP, Voglia di vivere tour, ti sta portando in giro per l'Italia con tanta voglia di vivere, ma tante cose anche da raccontare, perché sì, tu sei giovanissima, ma nei tuoi testi noi sentiamo anche molta profondità e tutti quegli up and down in cui si riconoscono i ragazzi della tua generazione. Sì, penso che quello che ho voluto fare in questo tour è stato un percorso, in realtà, perché ok, la voglia di vivere, che è il filo conduttore di tutto il nostro viaggio e di tutta la mia vita in questo momento, però penso che la voglia di vivere sia il coraggio di essere contenti, di essere felici, di essere grati. E il coraggio ce l'hai quando capisci che non ci vuole coraggio essere tristi, quindi quando hai visto anche che vuol dire essere tristi. E quindi mi piace che ci siano entrambe le cose, riuscire a vedere anche le cose più negative per poi godere di quelle positive, ma goderne veramente. Ma come fai? Cioè, sei così giovane, hai già imparato tutte queste... Io ancora oggi devo capirle, metabolizzarle. Tu sei... Infatti dicevi, sono rimasta sorpresa. Posso dire che non sembrava... Cioè, sembrava che in realtà tu questa visione ce l'avessi ben chiara da tanti anni, perché da tanti anni canti, ok, però... Cioè, la consapevolezza che hai nel gestire anche solo le interviste, nel andare sul palcoscenico, nel creare i brani, nello scrivere, nel cantare... Sembra che tu questa cosa ce l'avessi già ben visualizzata da tempo. Ma in realtà quello a livello musicale e lavorativo, artistico, non so quanta consapevolezza io abbia. Io sinceramente sono solo me stessa e dico quello che penso e porto verità. Poi sulla vita posso dire quello che sto capendo e man mano che lo capisco lo porto sul palco con me. Però ho tanto da imparare sicuramente. Beh, intanto ti stai mettendo in gioco, cantautrice e adesso anche ballerina. Adesso ascolteremo e vedremo anche il videoclip di Chetto di Caffà, che è ambientato a Napoli idealmente, anche se il videoclip è stato girato in un mercato di Milano, sì, con te in mezzo alla gente che ti dimeni, sì, ti scuoti, sì, e ti scateni. È stato meraviglioso ballare davanti alle signore di Lambrate che prendevano la frutta, io stavo là a twerkare e non avevo nessun tipo di vergogna in quel momento. Poi dopo volevo sotterrarmi tipo sotto le bancarelle, però in realtà in quel momento è stato bellissimo. E che do di caffà è libertà totale, sia dal momento in cui l'ho scritta in studio fino al momento in cui ho fatto il video e quando la canto sul palco. È libertà di prendersi le proprie responsabilità e prendere delle scelte senza nessun rimpianto. Bene, allora, siccome sei già cantautrice, ballerina, adesso speaker radiofonica, annuncia il pezzo che sta per partire su Radio Bruno. Allora, ecco a voi Chetto di Caffà di Angelina Mango. Ma che te lo dico a fa, Angelina Mango, ospite nei nostri studi a Radio Bruno al Fans Club. Ancora un buon pomeriggio. Abbiamo toccato un attimo una cosa che a me interessa e che io ho ritrovato, ho messo insieme i puntini nei tuoi brani, nei tuoi testi, nei tuoi modi di dire l'asse Milano-Napoli, che citi anche nella tua canzone Ci pensiamo domani, l'autostrada del sole. Sì. Ti dividi tra queste due città, perché ci sono delle canzoni che hanno dei riferimenti chiari a Città di Milano, dei modi di dire che hanno dei riferimenti chiari a Napoli. Come fai a destreggiarti tra queste due culture molto diverse ed entrambe affascinanti? Allora, diciamo che io sono proprio sempre stata un po', perché la mia mamma è di Milano, il mio papà era lucano, quindi non, neanche troppo Napoli, però proprio... tutta quella zona della Basilicata, Calabria, del Campania, Potentino, di tutto, sì, il mare di Maratea, cioè sono dei posti che proprio ce li ho attaccati alla pelle. Cosa viscerale. Esatto. E poi comunque ho passato bene o male tutta la vita a fare su e giù, perché sia per il lavoro dei miei, sia per come abbiamo gestito le cose, mi sono sempre mossa. E quell'autostrada io la conosco proprio a memoria, totalmente. Ed è un po' strano perché da un lato non riesco a sentire, se devo dire la verità, un senso di appartenenza così forte a qualcosa. Però dall'altro lato mi piace proprio questo. Mi piace che io possa appartenere a tutto. Anche il fatto di utilizzare Napoli come punto di riferimento, come luogo, come linguaggio.
in molti miei testi. È una cosa che io mi sono permessa di fare, ma perché io faccio musica e fare musica è libertà. Quindi io posso fare questo, posso cantare in spagnolo domani, posso cantare in inglese dopodomani, che mi frega. Ma no, guarda, noi se ci canti in spagnolo, lo sai lo spagnolo? Lo parli? No. So fingere. Brava, anche io sono molto brava a fare quello. Beh, se, diciamo che se andate in Spagna riuscite comunque a trovare dove dormire e dove mangiare. Sì. Basta essere credibili nella vita. Basta crederci. Sì. Senti, ma a proposito di Napoli, ho visto che al tuo concerto l'altra sera c'era Matteo Paolillo. Sì. Lo segui tu, Mare Fuori? Sì, assolutamente sì. Stai aspettando anche tu la nuova stagione, ma lo sai che quando ho visto che era il tuo concerto, collegato un po' le cose, ho cominciato a fantasticare, ma a fare una bella comparsata in una serie così. Ma non lo so, secondo me io faccio schifo come attrice, devo essere sincera. Proprio non lo so, non si esclude niente nella vita, però. Beh, del resto da piccola ho letto da qualche parte che comunque non sognavi di fare sicuramente la cantante, ma hai pensato anche di fare la ballerina e altre cose, quindi chissà, puoi anche cambiare idea. Magari un giorno farò la scrittrice, magari un giorno farò l'architetto. Chi può dirlo? Allora, dopo un'estate bellissima che hai passato anche con noi sui palchi di tutta Italia e ti sei goduta il successo del tuo singolo, noi ce lo riascoltiamo perché è sempre un piacere. Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio Bruno. Phil Collins, Another Day in Paradise su Radio Bruno. Siamo ancora con Angelina Mango, alla quale abbiamo fatto scegliere la canzone. E tu, cara Angelina, hai scelto proprio questa perché ti gira in testa la stamattina. No, mi sono svegliata con questa canzone e ho detto no, devo sentire. Sai quando la stai cantando da troppo tempo, se non la senti te la porti per sempre. Assolutamente vero. Ma tu sei legata alla musica di Phil Collins o questo è un pezzo che ti piace in modo particolare? Allora, beh, sicuramente sono legata alla musica di Phil Collins. Sono cresciuta ascoltando queste cose. Però questa canzone qua mi fa proprio volare. Ciao a tutti. Volo. E ti fa cantare, infatti noi fortunati che fuori onda abbiamo ascoltato Angelina cantare Another Day in Paradise. Sempre fuori onda però abbiamo saputo che tu sei molto brava a parlare molti molti dialetti italiani. Allora, possiamo fare troppi molti in questa frase. Allora, era molto brava. Alcune cadenze italiane le vengono molto bene. Allora, vogliamo partire? Che mi diverto perché facendo il tour vado in giro. L'altro giorno stavo a Firenze, è stato molto carino, c'erano sacco di persone, devo dire il pubblico veramente bello, veramente hanno posato i telefoni e saltavano in mezzo alla gente così mentre io cantavo. Maremma, era bellissimo, presissimi. No, i fiorentini sono piaciuti un sacco. E a Bari invece? A Bari tutto a posto. Tapò! Ho pure mangiato un po', era la sera prima, abbiamo fatto un sacco di cose, era pieno di però quello non so fare bene. Dai, domani sera sei a Bologna, quindi come te la caverai? Devo studiarmelo il bolognese, devo studiarmelo. Perché so meglio il romagnolo, perché il mio bassista è romagnolo, però mangeremo tortellini stasera. Mi raccomando, cose, mi raccomando, sì. Allora, sei pronta ad affrontare le prossime date del tuo tour che ti ha già portato in giro per l'Italia, però hai ancora tantissime persone da incontrare, ma hai una band strepitosa. Sì. Tra l'altro sono tutti qua in giro per la radio. Sono in questa struttura. E c'è anche tuo fratello, c'è anche Filippo. Stanno ancora mangiando loro? Sicuramente, conoscendoli sì. non li scolli dal cibo. Però sì, stiamo facendo un viaggio bellissimo. Pensavo di litigarci più spesso, di tipo buttarli fuori dal van a metà viaggio. Invece abbiamo superato la metà di questa avventura e siamo ancora più uniti di prima. Cioè l'altra sera ho visto dei miei parenti e li ho portati a cena con me perché non volevo. Senza vergogna. Sì, sì, no. Sì, sì. È un passo importante. Cioè, io sono amici che non presenterei i miei parenti. Per dire che loro hanno detto: no, ma vai tranquilla tu. Ho detto: no, no, venite perché. Cioè, mi mancate se non sto con voi. Ormai è diventata una specie di dipendenza. Beh, comunque è bello perché quando si sta moltissimo tempo con le stesse persone, pur andando d'accordo, saltano sempre fuori, spiccano più i difetti a volte che i pregi. Qual è il tuo peggior difetto? La perfezione è il primo. Perfezionista? Sì, sì. No, proprio il fatto no, che no, sia proprio perfetta, Angelina. Sì, quella è una cosa che devo portarmi a vita. Ma guarda, no, il peggior capisco, difetto è che sono proprio un po' rompi scatole. Proprio su ogni cosa. Che sei lamentosa, cioè in quel senso? Puntigliosa? Sì, puntigliosa, puntigliosa. Sei una di quelle che quando comincia a brontolare va avanti per un po'? Sono leggermente testarda, forse quello è il difetto. Però il tuo più grande pregio?
Sono buona. Si vede. Sono buona. Sì, noi abbiamo ascoltato prima la Dada in Paradise, ce l'hai vivi in testa anche tu. Noi qui al Fans Club facciamo questa cosa, una cosa che fanno in pochissimi, anzi forse nessuno. Noi permettiamo agli ascoltatori di proporci dei brani e poi noi ne ascoltiamo tre tra tutti quelli che ci mandano qui in diretta al nostro numero di telefono. Quindi no, a te ti abbiamo già accontentato, okay. Quindi il tuo Radio Bruno te le suona, l'abbiamo già fatto. Grazie. Ti va di lanciarlo tu, se vuoi anche cantando, inventati un jingle, quello che vuoi. Radio Bruno te le suona è il claim. Ok. Radio Bruno te le suona oggi. Va, vabbè ragazzi, no, vabbè, meraviglioso, la depositiamo. Così è gratis, siamo degli scrocconi. Che gratis, no? Barbara, non ha detto che è gratis. Adesso finiamo, poi ci darà il conto. Infatti, chi l'ha detto? Infatti. Allora, prossime date non perdete assolutamente, Angelina Mango in tour, ricordiamo la data di Bologna domani sera al Locomotive Club, yes. Giusto? E poi ce ne saranno altre. Milano, Milano, il 23 ai Magazzini Generali e il 26 Roncade a New Age. Allora sono pochissime, ne mancano solo tre. È tutto sold out, quindi cioè, tutto ve lo diciamo per quello che arriverà dopo. Ecco, sì, adesso era per dire: no, non venite. Paccate. No. Tra l'altro, una bellissima atmosfera perché ho visto diversi video e mi piace tantissimo la situazione luci. Sì. Luci che cambiano in base al mood del momento, è la situazione emozionale. Sì, a un certo punto diventa abbastanza psichedelico il tutto ed è giusto che sia così. Mi sa che ci dobbiamo salutare, ma io ho una cosa al volo, perché mi sono innamorato della tua canzone Formica. Perché non è nell'album? Cioè non c'è. Perché era già uscita e comunque la faccio live. No, spoilerino, bellissima canzone, complimenti. Formica, grazie, è la mia prefe in assoluto. Grazie, mi fa molto piacere. Grazie ad Angelina Mango di essere grazie stata con noi su Radio Bruno, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.